Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: Christelle Carrisi in una vecchia intervista ha raccontato il suo stato d'animo quando i suoi celebri genitori decisero di dirsi addio. Ecco come reagì la figlia di Albano e Romina Power. Oggi Christelle Carrisi è una donna felice e realizzata. La terzogenita di Albano e Romina Power ha costruito la sua famiglia, insieme al marito, il ricco imprenditore croato Davor Lukić, ed è mamma di tre bambini. Rimane certamente nei suoi ricordi però quel momento tanto difficile in cui i suoi genitori decisero di separarsi. Papà e mamma ci fecero sedere tutti insieme e ci dissero che tra di loro le cose non andavano più bene. Fu un dolore fortissimo, il loro era un amore vero e totalizzante, che ci aveva permesso di vivere un'infanzia felicissima. Lo ha raccontato così Christelle, anni fa, a Domenica Live da Barbara D'Urso. Ma la showgirl non si limitò solo a soffrire, decise di agire. Tutti insieme come una volta appunto Albano e Romina Power si sono riuniti, anche se solo professionalmente. Ormai la cosa è nota e benché all'inizio questa loro scelta fece nascere false speranze nei fan, oggi è chiaro che la storica coppia della musica italiana è fortemente legata, ma non più nei sentimenti che uniscono un marito e una moglie. Punto. Marito e moglie certo lo sono stati, e i loro figli li hanno vissuti così, per tanto tempo. Christelle Carrisi ha raccontato come era bello quando i suoi genitori erano ancora uniti e ha rivelato un aneddoto in cui, dopo anni dalla separazione, si ritrovarono tutti insieme come i vecchi tempi. Punto. La prima volta che dopo anni ci siamo seduti a tavola tutti insieme, ha spiegato la Carrisi, eravamo in America, e nel cogliere quell'armonia che si era creata, mi sono alzata e ho detto ai miei genitori che negli anni precedenti non volevo altro, volevo solo quello. Christelle Carrisi non ha retto ed è fuggita in Svizzera. Il riavvicinamento di Albano e Romina però non è stato accolto senza difficoltà dalla 36enne. Così come la loro separazione la scosse, allo stesso modo il loro riavvicinamento la lanciò nella confusione più totale. Dopo il riavvicinamento tra i miei genitori, mi sono fatta aiutare da uno psicologo, perché la rottura tra di loro aveva messo a dura prova la mia stabilità, ma anche rivederli insieme non è stato facile. Quando i cantanti annunciarono la separazione, scoppiò il caso mediatico. Christelle ha fatto sapere di aver sofferto tanto per questo, la gente mi incontrava per strada e mi faceva domande, dando per scontato che io volessi parlarne. Per questo motivo, la giovane decise di reagire. Come? Scappando in Svizzera e rifugiandosi in se stessa. Punto. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Oh, Lorenzo, 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 Lor